cattive femministe. Vedete che bello questo articolo, cari amici? Vedete che bello? Cattive femministe. Questo articolo appare sul Corriere della Sera, vedete? Venerdì 19 gennaio 2018. Guardate che bello. E guardate, guardeggiamo. Margaret Atwood guida il fronte delle dubbiose. Solo le donne hanno diritti? Solo le donne hanno diritti? Beh, poi andatevelo a leggere voi, andatevelo a leggere sul Corriere della Sera. Io devo integrare l'articolo di questa donna, la scrittrice, vedete che Margaret Atwood. Allora, il femminismo è un movimento occidentale, cioè del primo mondo, il mondo che sta bene, perché nel secondo mondo, nel terzo mondo, non c'è il femminismo, capito? Stanno sotto le donne, stanno sotto, nel secondo mondo, nel terzo mondo, stanno sotto. Nel primo mondo, invece, dove c'è benessere, c'è femminismo. Io vi ho già detto tante volte, cari amici, che il femminismo è l'altra faccia del maschilismo. È l'altra faccia del maschilismo. Il femminismo, il patriarcato, il femminismo è l'altra faccia del maschilismo. Il patriarcato è quasi tutto maschilista, il patriarcato, Il femminismo diventa l'altra faccia del maschilismo, e però questa è la situazione. Questa scrittrice dimentica che il nostro pianeta è popolato da 7 miliardi di persone e che oltre all'Europa, gli Stati Uniti e Canada, che sono il primo mondo, c'è appunto il secondo e il terzo mondo, il secondo e il terzo mondo, dove le donne vivono ancora ai tempi, come ai tempi di Gesù Cristo, quando le adultere venivano lapidate. Lo sapete che nel Vangelo c'è l'episodio dell'adultera lapidata in Palestina. Beh, la lapidazione mica l'hanno inventata gli islamici, La lapidazione c'era ancora prima che nascesse Maometto, capito? Però nel mondo occidentale, sì, è vero quello che dice questa scrittrice, nel mondo occidentale, di fronte delle dubbiose, solo le donne ora hanno diritti? Sì, è un po' capovolta la situazione, un po', mica tanto, un po'. Cari amici, io qua mi fermo. Lascio a voi di fare le vostre considerazioni. Io vi ho già spiegato che per non dover soffrire, si può fare la scelta che hanno fatto i preti cattolici, quella di non sposarsi. Non ci si sposa e non si fa neanche un'unione civile. Si vive disperatamente soli e non c'è altra soluzione per me. Ok, cari amici? Beh, cari, io ho fatto le mie considerazioni e voi fate le vostre. Ok? E a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.